Palazzo Ducale ad Urbino, altro appuntamento qua per pubblicizzare un poco gli splendidi territori delle Marche. Sono le 20:45 circa e è abbastanza, bah, un po' freddino, non moltissimo, però quanto qua siamo anche abbastanza in altura. Siamo qua, c'è la pubblicità del Palazzo Ducale di Urbino con le opere di Piero della Francesca, tra i più famosi, Giovanni Bellini, Tiziano, il Gentileschi, il Raffaello. Qui c'è l'entrata, qua c'è, diciamo, la presentiamo, facciamo un giro completo della piazza, ne vale veramente la pena, una delle parti più importanti di Urbino. Qua il tricolore che regna nel palazzo, qualche auto sporadica che passa qua nel centro, ma dobbiamo dire che di passaggio di auto non c'è che ce ne sia un granché. Un po', diciamo, ormai la tarda ora, perché comunque il pomeriggio è finito. Altra auto, ci avviciniamo, non c'è molta gente, spesso scelgo questi orari apposta per cercare di far vivere un po' di più la città, non mischiandola così sempre con la modernità, con gli anni di adesso, diciamo, con l'epoca moderna. Ecco qua, altre immagini. Siamo sempre verso il Palazzo Ducale, nelle vicinanze. Adesso tra poco riscenderemo. Qua c'è un locale. Sono diverse trattorie del posto, dove devo dire che non si mangia male per nulla e non si spende neanche tanto. Essendo città universitaria, i prezzi tendono ad abbassarsi. Quindi siamo qua, siamo ormai giunti alla fine, adesso torneremo indietro. Faccio vedere un po' qua altra parte della visuale della piazza. Siamo un po' contro luce, ci sono i lampioni che illuminano il centro, diciamo, il centro storico, qui siamo proprio nel fulcro del centro storico. Devo dire che vale veramente la pena di visitarla, merita molto. Tra poco chiuderemo con la parte finale qua della piazza, qui siamo a via Puccinotti. Cerco di inquadrarlo un attimo, non so se si riesce a vedere più di tanto, però non è che ci siano grandi, eccolo qua, via Puccinotti, c'è un'agenzia viaggi, le vicinanze, negozio, sensazioni ducali, sono un po' anche dei souvenir, comunque è una città, oltre che universitaria, anche molto turistica, qui pubblicizzate le ceramiche tipiche di Urbino. Qua l'Università degli Studi di Urbino, qui ci sono gli uffici amministrativi dell'università. Qua c'è Via dei Veterani, una città con parecchi vicoletti, Via dei Veterani, questo è un altro vicoletto. Qui c'è la parte della chiesa, la facciata proprio, naturalmente stanno ristrutturando, molto bella comunque, immensa diciamo, è imponente nel vederla. Io direi che a questo punto è tutto, vi ho fatto uno scorcio della città e niente, terminerei con questo punto.
tutto molto bello, diciamo, ecco, qui la facciata e altra parte della città, sono delle auto parcheggiate, questo penso è ecco, il municipio di Urbino, quindi qui siamo proprio nel fulcro e sono già le illuminazioni natalizie prossime ad accendersi. Grazie di tutto.